ho lasciato Bologna dopo questi famosi due primi film che non sono stati fortunatamente qua citati, perché noi prima di questi film abbiamo fatti due a Bologna. Marchesini forse non lo sa neppure. Uno si chiamava Balsamus, l'uomo di Satana, e l'altro si chiamava Thomas, gli indemoniati, che sono state due catastrofi che hanno fatto sì che questo signore, questo ricco mecenate bolognese che si chiamava Mister X, perdesse nell'arco dei 2 anni, 1968-69, 300 milioni, che erano tanti, che era una cifra pazzesca. E quindi è Bologna, ecco, dopo questi nostri insuccessi, gioì molto di questo nostro fiasco e questo gruppo che si era formato si disperse. E io e pochi altri, Antonio e Cavina, fra i presenti, ma pochissimi, rimanemmo. Questo brevissimo aneddoto per farti capire qual era il mio stato d'animo dopo i due insuccessi bolognesi, per farti capire com'era Bologna nei miei riguardi, contrariamente a quello che è stasera, nel 1969, dopo Thomas, gli indemoniati. Con la voce così. No, era la voce dello speaker nel trailer, Thomas, gli indemoniati. Con l'eco. E io entrai in un bar, ecco, un bar dove non ero conosciuto, e chiesi qualcosa, mi ricordo, e la barista disse: c'è qualcuno che si chiama Vati qua? Io dissi: io perché? Lo voglio al telefono, da Roma. Da Roma, va, vado al telefono da Roma. Era una cosa in attesa. Pronto? Avati? Sì? De Laurentiis, Roma, le passi il dottor Dino. Ti rendi conto di quel momento che è stato per me? Pronto, pronto, ecco il dottor Dino, glielo passo, eccolo, una pernacchia generale di tutto il bar. Ecco, di fronte a una cosa così, tu capisci che la città non ti darà omaggio questa cosa qua, cioè che dovranno passare 40 anni perché cambi i rapporti.